In 10 minuti si può fare una pizza spettacolare, base vegetale, fatta direttamente in padella. Non uso neanche il forno, non c'è neanche bisogno di farla lievitare. Verdure, quelle che volete. Grattugia tattica. In questo caso uso una carota, una zucchina e una patata, ma potete scegliere le verdure che preferite. Sapete che questo culo di carota qua, se voi lo mettete in un piattino con l'acqua, fa le radici e la piantina, dopo fa anche i fiori. Una patata piccolina, se volete, se non volete non ce la mettete. Una zucchina, va bene anche la zucca, va bene anche una rapa se vi piace, le verdure che preferite. Ecco, basta, una è troppa. Spicchietto d'aglio facoltativo, a piacere potete metterci anche lo zenzero, la cipolla fresca, quello che volete. Mezzo spicchio d'aglio. Bastoncino, cavo fuori l'aglio che è rimasto tutto attaccato alle pareti. Queste sono le dosi per fare una pizza diametro 26. Ovviamente se dovete farne due raddoppiate tutto. Ho messo una carotina, mezza zucchina e una patata piccola. Un pochino di sale per fargli cacciare fuori l'acqua. Però non facciamo il solito lavoro di strizzare. Praticamente sto facendo l'impasto che utilizzo di solito per fare le frittelle di zucchina o di melanzane senza friggere, senza forno, eccetera. Nel frattempo accendo al minimo il fornello con una padella antiaderente di quelle buone, mi raccomando, non usate le padelle spazzatura. Con il suo coperchio, è importante che ci sia il coperchio, così inizia a scaldarsi piano piano. In questa ricetta l'olio non serve. Grazie al sale, dopo 2 minuti, le verdure cominceranno a sudare, a buttare fuori acqua. Ecco, quest'acqua ci serve, non vanno strizzate, assolutamente. Aggiungo un ovetto, se non volete usare l'ovetto, usate della farina di ceci. Farina di semola rimacinata, non posso darvi una dose perché dipende da quanta acqua cacciano le verdure, quindi vado un cucchiaio due alla volta finché non raggiungo la densità che adesso vi faccio vedere. Ripeto la cosa dell'uovo, se non volete metterci l'uovo, bisogna usare una farina che tenga insieme tutto, perché l'uovo ha la funzione di tenere insieme tutto. Quindi l'unica farina adatta a questo scopo, l'unica no, ma la più comune, è la farina di ceci. Quindi utilizzate la farina di ceci al posto della semola rimacinata, che ovviamente ne servirà meno perché non c'è l'uovo. La cottura però dovrà essere un po' più lenta. Altra cosa importante, l'ho già detto in altri video dove ho fatto questo tipo di impasto con le verdure, l'acqua delle zucchine non è vero che è amara. L'acqua delle zucchine, ovvero le zucchine, sono amare quando sono vecchie. Quindi potete tirargli fuori tutta l'acqua che volete che resteranno amare. L'acqua delle zucchine in questo caso va lasciata dentro, tutte le vitamine in più, è tutto più facile. E quindi non si toglie, non si strizza, un lavoro in meno da fare. Vedete, è ancora molto umido perché comunque le verdure stanno ancora cacciando un pochino di acqua, quindi aggiungo ancora un po' di semola rimacinata. I miei iscritti sanno che per fare questi tipi di pastelle io uso sempre la semola rimacinata perché resta più morbida anche per il giorno dopo. Un po' di pepe, a piacere potete metterci anche prezzemolo, rosmarino tritato, la maggiorana, l'origano, quello che volete. Io metto pepe abbondante perché mi piace. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi hanno detto che devo dirlo e io lo dico, iscrivetevi al canale che è tutto gratis, sarà sempre tutto gratis, mi fate un grande favore perché io ho un bisogno disperato di iscritti. Iscrivetevi. Donne! No, non ce la faccio. Goccino di olio. Però abbiamo detto che è una ricetta senza olio, infatti metto l'olio per pulire la padella, pulisco l'olio, quindi fuoco basso, la padella è caldina, fuoco basso, ci metto dentro le mie verdurette, vedete che rosola piano piano, così deve andare, piano piano, e spalmare, spalmare, spalmare. Mandate un po' più di verdure verso il bordo perché dobbiamo dargli la forma della pizza con un pochino di bordo. Polento, coperchio, deve cucinare per circa 8-10 minuti. Intanto che cuoce la pizza di verdure, io mi preparo gli ingredienti da metterci sopra, la faccio alla margherita, quindi pomodoro, salsa di pomodoro solo passata, un pochino di sale e basta, un po' di origano se glielo volete mettere, e mi grattugio un formaggio a pasta dura, va bene, la mozzarella, la scamorza, purché non faccia acqua. Dopo 3-4 minuti gli do un'occhiata, giusto per vedere che la fiamma non sia troppo forte. Vedete che sta cambiando colore, sta cucinando, però dobbiamo vedere se è attaccata o no, quindi con una spatolina o qualcosa gli diamo un'occhiata. Ecco, non è attaccata perfettamente, però sì, inizia a muoversi. Aspettiamo un pochino perché dobbiamo fargli fare un po' di crosticina sotto. Faccio vedere anche a voi, vedete sotto com'è, bella dorata, è quasi pronta, ancora un minutino. Bene, la giriamo. Allora,
non abbiate paura di girarla, che comunque anche se si rompe si può aggiustare, non è un problema. Si mette sotto una bella padella di gomma, mi raccomando, si gira, voilà. Una bella padella? Sì, cosa ho detto? Padella. Paletta? Padella. Vabbè, te faccio sentire. Ormai l'ho girata. Una bella paletta intendevo, no padella. Allora, schiaccio un pochino il bordino, vedete che ha lasciato il bordino come una pizza. Adesso noi, prima di rimettere il coperchio, la dobbiamo condire come una pizza. Quindi prima andiamo il nostro pomodoro, lo mettiamo al centro. Abbondante, eh? Pomodoro crudo, va bene anche i pelati schiacciati, la passata, il pomodoro a pezzetti. Lasciamo il bordo, come una pizza proprio, eh? Questo qui è un piatto che piace tantissimo ai bambini. Se avete dei bambini che sono dei rompipalle, che non vogliono mangiare la verdura, eccetera, 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 voi gli fate queste, tranquilli che vi mangiano anche il piatto. Ci metto il formaggio, mozzarella, scamorza, gouda, fontina, quello che volete. Sempre come una pizza, stando un centimetro dal bordo. Coperchio, fuoco moderato, 5 minuti. Dopo 5 minuti il formaggio sarà completamente fuso e la pizza sarà completamente cotta. Ci metto un pochino di origano, perché sennò che pizza sarebbe senza origano, dai. Assolutamente origanosa. E poi cerchiamo di metterla nel piatto senza distruggerla. Una fogliolina di basilico, non glielo vogliamo mettere. E voilà. Vediamo un po' come è venuta questa cosa. Guarda che roba. Scotta. Mi dispiace Beatrice, però questa cosa qui dell'assaggio la devo fare assolutamente. Qualcuno si deve sacrificare. Buonissima, morbidissima. Ci vuole una bella fetta di salame piccante sopra, con l'acciughina. Mamma mia, con l'acciughina te svieni, svieni, mangi l'acciuga e poi morto. Ancora stai filmando? Spegni sto cosa. Ti vuoi dire rompipalle? Sì. E in padella. Se... stai innamorando della carota? No. Sto pensando che si può fare una piantina. Se te la tagli qua, la metti nell'acqua, viene su una piantina di carota, molto bella. Fa anche un fiore. Ah. Eh, ma non ho ancora pensato come dirla. Comincio a pelare la carota, se no facciamo note. Perché devo farti vedere come si fa a pelare le carote. Vado. Cosa? Fermo immagine. Mi parte lo screensaver ormai. Ogni tanto. Ma che la giriamo con la badile? Il badile? Papà però. Buona, eh? Sì, è come quella che ho fatto l'altra sera. Anzi, è meglio questa qua, perché ci ho messo anche più verdure. Sciura Maria! Sciura Maria. Sciura Maria. Dai, Sciura Maria, vai, che c'è sul grembiule. Che Sciura Maria, che...